Buonasera a tutti, cominciamo questo dibattito, avete già sentito l'annuncio, il titolo è Conflitto e sindacato dopo la controriforma del lavoro, quindi un dibattito molto importante sia dal punto di vista diciamo, tecnico dell'oggetto di discussione, ma poi in primo luogo dal punto di vista politico. Sono qui vicino accanto a me al tavolo Manuela Palermi, segretaria nazionale PDC, Laura Spezia, segretaria nazionale FIOM-CGIL e Fabrizio Tomaselli, esecutivo nazionale USB. Stavamo aspettando Nicola Nicolosi, non è arrivato, se arriva, quando arriva entrerà nel dibattito. Per iniziare questa discussione con i nostri interlocutori, io volevo partire da un giudizio, nel senso di sul giudizio, non tanto un giudizio sulla legge che verrà spiegata e verrà detta dagli interlocutori, ma sul fondamento su cui si fonda appunto questa legge di controriforma, come è stato scritto giustamente, del lavoro. Deriva in primo luogo da un giudizio sul governo che l'ha fatta, che non è un governo tecnico, ma come diceva l'altro giorno Alberto Sorrosa sul manifesto, è un governo ideologico, che ha fatto del lavoro e del welfare gli obiettivi principali, se non unici, del suo attacco e della sua iniziativa. La Fornero ha detto d'altronde che il lavoro non è un diritto, ce lo ha spiegato, poi ha tentato di recuperare, rivelando la natura ideologicamente conservatrice, direi anche di più, di questo governo. La riforma del mercato del lavoro che di fatto ha messo in soffitta, sterilizzato, nascosto, messo da parte l'articolo 18, non ha abolito la precarietà, ha tagliato gli ammortizzatori sociali e in più si inquadra, si è messa nel quadro più complessivo degli altri provvedimenti. C'era già stato quello sulle pensioni con i grandi risultati drammatici, con il primo luogo degli esodati, ma anche nello stesso tempo con gli altri provvedimenti, in primo luogo il pareggio di bilancio, quella che viene chiamata la spending review, cioè la revisione della spesa pubblica che sta solamente annunciato in maniera drammatica spese e tagli sulla spesa pubblica, e il voto al fiscal compact che è stato fatto proprio l'altro giorno. Devo dire, ho avuto con piacere ho notato che almeno Vincenzo Vita ha avuto il buon senso di allontanarsi dalla un caro amico, quindi fa anche piacere per questo motivo dall'aula proprio per non votare questa cosa, perché in disaccordo completamente con questo tipo di decisione che ci porterà a dover tagliare 45 miliardi l'anno del nostro deficit, cosa che evidentemente può portare anche a una macelleria, altro che macelleria sociale di questi giorni. Tutto ciò vuol dire un quadro che stravolge strutturalmente la nostra base sociale, strutturalmente, ne dà un altro senso. La BCE ci ha detto pure che dobbiamo tagliare i salari, cioè abbiamo i salari più bassi di tutta Europa, tra l'altro, già ce li abbiamo, in più c'è, insomma, noi e basta, come si dice a Roma. Questa politica rischia dall'altro di imporsi in quasi tutta Europa, nonostante le grandi battaglie sociali che sono state portate avanti, nel quadro anche di schemi di relazioni sociali diverse anche dal nostro paese, talvolta concertative, a talvolta non concertative. I corpi intermedi sono visti da Monti e non solo da Monti come un ostacolo, sindacati, le forze sociali che combattono. Ecco, questo è il quadro, e qui mi permetto, certo è un quadro complesso e quindi la domanda è una domanda più complessa, ma indubbiamente questo è il dato. Questo è il quadro in cui noi oggi affrontiamo il titolo della nostra iniziativa, cioè il conflitto dopo questa legge, ma anche dentro questo quadro politico più complessivo. Ne discutevamo prima con Manuela, con Patrizia e con tutti con coloro i quali stavamo mangiando qualcosa. Proprio c'è un quadro anche più complessivamente più deteriorato, quindi è chiaro che noi oggi non affrontiamo tutto ciò con una sorta di... la ricetta è già scritta, non ce l'aveva Marx,
voglio dire, quindi lo aveva scritto, non ho ricette da dare, ma bisogna costruirle nella pratica, però è chiaro che partiamo da una preoccupazione molto forte, un quadro che investe, ha investito già la Grecia, che investe la Spagna, dove ci sono grandi lotte sociali a partire dai minatori e non solo. Quindi ecco, che fare? Quali lotte efficaci? Quindi quale conflitto dentro questo quadro politico e sociale che noi abbiamo di fronte? Io darei per prima il microfono a Manuela Palermi, facciamo come sono indicate nella Depliant e cominciamo a discutere. Sì, ecco, cominciamo a discutere, perché io ho intenzione di fare tutto meno che un comizio, no. È un periodo per me di grande pessimismo, di fortissimo pessimismo, perché avverto che di fronte a misure, le peggiori credo che siano state prese nella storia dell'Italia repubblicana, neanche Berlusconi si è azzardato, insomma, le peggiori, è il peggior governo questo dell'Italia repubblicana. Il problema più serio che noi abbiamo è proprio quello che è scritto nel titolo di questo dibattito, conflitto e sindacato. C'è poco conflitto e c'è poco sindacato. Insomma, non voglio, lungi da me l'idea di fare qualsiasi qualunquismo, non è questo, anzi, il problema è gravissimo proprio per questo. Cioè, dicevo prima, mentre ci mangiavamo qualcosa e chiacchieravamo a ruota libera tra compagni, che una delle ragioni per cui c'è una passivizzazione così forte, malgrado misure di una crudeltà inaudita, pensate solo alla vicenda degli esodati, insomma, ma ce ne stanno tante altre di questo tipo, quindi sono non solo misure dure, ma sono proprio cattive, sono misure senza rispetto per gli individui, sono misure come indifferenti al destino delle persone, assolutamente indifferenti. Di fronte a questo io credo che il popolo della sinistra, che continua ad esserci in Italia, continua orfano, ma insomma continua ad esserci in Italia e anche grosso, si è trovato senza e si trova ancora oggi senza i due grandi riferimenti che l'hanno sempre accompagnato in tutta la sua storia, cioè nella sua storia di lotte, di iniziative, di proteste. E mi riferisco al grande partito della sinistra, un tempo PC, poi PDS, adesso PDS, poi PD, e al grande sindacato, alla grande CGIL. Oggi l'assenza di questi due soggetti fondamentali per le persone, perché guardate che insomma per un pensionato, per un lavoratore, beccarsi questi attacchi in faccia insomma fa venire paura, la prima reazione è la paura. Cioè, quando hai salari bassi corri il rischio di chinare la testa, non di alzarla. Quando non arrivi alla fine del mese corri il rischio che ti ritrai perché non sai come fare, perché oltre a te ci sono i figli, c'è la moglie, c'è la famiglia, ci sono i vecchi da curare. Quindi non è vero che più ti menano e più reagisci. Quando ti menano, se sei organizzato, se hai, come dire, forme che ti danno il senso di una forza operaia che è in grado di dispiegarsi, allora lo fai. Ma se questo non c'è, entri in un imbuto di solitudine terribile e di paura. Fra l'altro, io lo dicevo prima, non sono un economista, faccio una fatica terribile a capire questa roba dei mercati, della finanziarizzazione dell'economia. Mi ricordo che i primi tempi che ne parlavano io dicevo, ma che vuol dire mercati? Ma ce l'hanno un nome, un cognome? Ma chi sono sti mercati? Come si chiamano? Ho capito che sostanzialmente sono solo le banche, perché è lì poi che si ritrovano tutti quanti i soldi, ma insomma io non ho mica capito bene ancora come funziona. E credo che la stessa cosa valga per la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, per il popolo, per i lavoratori. Non credo che sia così chiaro quello che sta avvenendo, però gli hanno instillato
in maniera fortissima dentro la testa, dentro la pancia, dentro le viscere proprio, che o veramente si spogliano di tutto o sono veramente disponibili a dare in cambio tutto, anche la loro dignità personale, o altrimenti arriverà un catafascio di quelli inenarrabili che neanche tipo la fine del mondo, insomma. Tant'è che quando mi viene ogni tanto di pensare dentro di me, mi veniva di pensare da un po' di tempo, ma siamo proprio così sicuri che se non facciamo ste cose chissà che ci succede? Cioè se non difendiamo l'euro con tutte le nostre forze chissà che succede? Io riesco a dirlo solo da pochi giorni. Io che pure sono in una condizione privilegiata magari rispetto agli altri lavoratori, perché ho la possibilità di parlare con gente che ha studiato queste cose, che le conosce, ma avevo paura a formulare la domanda, perché certo so, anche un ignorante in economia come me sa che significherebbe un'inflazione spaventosa, significherebbe fuga di capitali all'estero, significherebbe mercato nero, significherebbe... Ma oggi come stiamo? Oggi come stiamo? Il mercato del lavoro, tutte le leggi che hanno fatto fino adesso hanno completamente stravolto il mercato del lavoro, non ce n'è una, da quella sulle pensioni a quella che hanno chiamato mercato del lavoro a quella che stanno facendo adesso e che riguarda la partita del pubblico impiego e tanti altri lavoratori. C'è una questione emblematica, quella di togliere sicurezza di qualsiasi cosa ai lavoratori e alle lavoratrici, non solo di togliergli i diritti, quelli gliel'hanno tolti, l'hanno fatto anche prima con altre cose, l'hanno fatto anche altri governi per l'amor di Dio, ma di togliergli il senso della capacità di reagire, della forza che la classe operaia ha dentro di sé quando si mette assieme, che anche oggi avrebbe d'enorme, perché nessuno è in grado di andare avanti quando il popolo gli si mette contro, qualche cosa succede, solo che non scatta questo meccanismo non scatta, quindi c'è una responsabilità nostra, nostra, che ne so io se nostra, perché poi adesso parlo con dei compagni, parlo con della gente insomma con cui mi sento a casa mia, ecco. Insomma, io, Laura Spezia, Tomaselli, i compagni della Fiomma che c'erano qui l'altra sera, ma ci facciamo dalla mattina alla sera un mazzo che non finisce mai per cercare di portare a casa qualche cosa. Che cosa bisogna fare allora? Io una domanda che rivolgo anche a voi, perché credo che i dibattiti abbiano un senso se si instaura anche un rapporto con chi ti ascolta, cioè chi ti ascolta non è solo passivo, ascolta e basta, e magari dentro di sé pensa che stai dicendo un sacco di sciocchezze e buonasera, però se si riesce a parlare, anche perché la situazione è talmente grave, per cui io vi posso anche raccontare dalla prima parola all'ultimo quello che dice la Controriforma del mercato del lavoro, come mai la sua memoria. Vi posso raccontare di tutti i contratti precari che sono rimasti, esattamente come prima. Vi posso dire perché il precariato si è ulteriormente radicalizzato. Vi posso dire che cosa significa il fatto di avere tagliato i meccanismi di ammortizzatori, gli ammortizzatori sociali e quante vicende tipo esodati avremo, e ce ne avremo anche parecchi. Ma queste cose credo che le sappiate anche voi. Credo che il punto sia quello di trovare assieme, in una sede di sinistra come questa, fra gente che ha voglia di ascoltarsi e di partecipare in qualche modo a un dramma che sta vivendo questo paese, dove riacchiappi il filo della matassa, da quale punto ricominci. Io ho avuto, poi la finisco perché se riusciamo a fare delle cose brevi è meglio, io ho avuto una grande speranza nel periodo passato, Tomaselli lo sa perché una volta ne abbiamo parlato, come federazione della sinistra noi quando c'è stato l'attacco all'articolo 18 abbiamo lanciato una raccolta di firme a tutela dell'articolo 18 e devo dire che dopo un inizio un po' faticoso si è raccolta una vagonata di firme, noi siamo arrivati a contarne 100.000, ma so di più perché ancora nei cassetti del partito da me ci stanno ancora un sacco di firme che vanno contate e analizzate, quindi una vagonata.
Si è deciso poi di andare nel momento in cui avessero fatto una cosa del genere, saremmo andati al referendum. E il referendum non avrebbe riguardato solo l'articolo 18, ma anche l'articolo 8, che Berlusconi ci ha lasciato il regalo con l'ultima finanziaria, cioè che è quello che praticamente dice che non vale nessuna legge, non vale nessun contratto nazionale di lavoro, se tu padrone fai un sindacatino maggioritario in fabbrica che ti approva quello che tu dici e quindi passi sopra qualsiasi legge. Siccome la storia dei sindacati gialli la conosciamo tutti, almeno quelli che sono più vecchi come me lo sanno come si costruiscono facilmente dentro le fabbriche, pensate quello che possono fare. Quindi abbiamo deciso con i compagni della FIOM, con poi nell'ultimo periodo si sono avvicinati anche l'Italia dei Valori, anche SEL, con l'USBE il rapporto è ottimo, anche se lui per esempio mi diceva guarda che si fa il referendum, però insomma bisogna qualcosa fai, insomma facciamo il referendum. Abbiamo saputo proprio nella sede della FIOM giorni fa che non ci danno neanche il permesso di raccogliere le firme, perché la legge, le firme quelle sullo stampato, quello lo stampato per il referendum, ma non le firme quelle che puoi raccogliere su un foglio qualunque, insomma, perché la legge dice che un anno prima e sei mesi dopo le nuove elezioni non si possono fare referendum. Un giuslavorista prestigioso come Pier Giorgio Alleva, che forse qualcuno di voi ha sentito nominare e sa chi è, cioè una persona di grandissimo valore, oltre ad essere sempre stato schierato con i lavoratori, con gli operai, e con era convintissimo che si potessero però raccogliere le firme. Poi l'atto referendario l'avresti potuto fare dopo, i sei mesi dopo. No, non ci consentono neanche di raccogliere le firme. E quindi noi dobbiamo aspettare che si vada alle elezioni, che passino sei mesi e tutto il lavoro che i compagni in giro per l'Italia e i banchetti hanno fatto in questi ultimi mesi si appannerà, si raffredderà, perché è inevitabile che sia così, insomma. Ecco, insomma, questo per dire che non c'è niente di facile in questo periodo, niente. Però per dire contemporaneamente che non è che siccome le cose sono difficili ci si ritrae, anzi il contrario, siccome le cose sono difficili i comunisti hanno la testa alla tosta, ci stanno ancora di più dentro. Abbiamo un momento difficile, lo supereremo però soltanto se sapremo parlare assieme uno con l'altro, anche quando pensiamo diversamente, ma ascoltandoci, perché è importante capire le ragioni di tutti noi. Grazie. Buongiorno a tutti. Parto subito da alcune riflessioni che sono state introdotte precedentemente. La prima è questa: è evidente che il giudizio che noi diamo sulla riforma del mercato del lavoro è un giudizio che questa tutto è tranne che una riforma, nel senso che non ha risolto, non ha affrontato nessuno dei problemi che erano stati anche ventilati come problemi che dovevano essere risolti, ad esempio quello di ridurre le forme di precariato come uno dei problemi sui quali bisognava affrontare tutte le questioni, e l'altra era quella di allargare gli ammortizzatori sociali a coloro che non ce li avevano. Questa riforma cosa ha fatto? Ha lasciato inalterate le 46 forme di lavoro, solo tolto l'inserimento. Ha liberalizzato alcune cose che già erano particolarmente, come dire, devastanti, tipo le assunzioni con i contratti a termine, nel senso che almeno prima le aziende potevano assumere ma dovevano individuare le causali, adesso il primo anno, per un anno non è il caso, e poi puoi anche decidere che il 6% può essere fatto indipendentemente dalle causali, quindi è chiaro che è una devastazione, diciamo così, della regolazione del mercato. Dopodiché gli ammortizzatori sociali, invece di allargarli, gli ammortizzatori sociali sono stati ridotti, e noi siamo in una situazione
che è drammatica dal punto di vista delle crisi, perché io che sono nella metalmeccanica, non c'è un'azienda metalmeccanica che non abbia una serie di problemi enormi legati alla crisi globale che c'è, cioè voglio dire, e legati anche alle scelte che le imprese fanno, perché poi ovviamente scelgono che delocalizzano perché il costo del lavoro è più basso da un'altra parte, però sta di fatto che gli ammortizzatori sociali sono stati quello strumento che ha impedito, diciamo così, di buttare sul lastrico migliaia di persone, perché questo è quello che succede. Dopodiché dentro questa legge c'è un altro punto di sostanza, il punto di sostanza è che nei fatti oggi nel nostro paese è possibile licenziare anche quando il tuo licenziamento è ingiusto, perché questa cosa la dobbiamo dire, perché al momento in cui sull'articolo 18 si è andato a dividere tra il licenziamento discriminatorio e il fatto di dire che per motivi economici un licenziamento ingiusto non impone più la reintegra, che è l'unico elemento che impedisce alle aziende di licenziare ingiustamente, è evidente che si è liberalizzata questa cosa. Volevo fare un ragionamento, ovviamente poi sappiamo bene cosa è successo sulla riforma, la controriforma delle pensioni, a questo leghiamoci quello che ha fatto Berlusconi prima, cioè l'articolo 8, che è giusto appunto quello che giustifica l'accordo, il contratto che ha fatto la Fiat con i sindacati, che sono disposti a dire che il padrone c'ha sempre ragione, perché questo è quello che è successo, e come dire, il quadro si chiude. Allora il problema è che io volevo fare una riflessione, perché non è che questa cosa è una cosa che nasce oggi, perché se io penso la finanziarizzazione dell'economia, il modello, il modello economico industriale e il modello di mercato del lavoro sono nati negli anni 90, non è che sono nati adesso, perché per dirci è negli anni 90 che è cominciato tutto il processo di finanziarizzazione dell'economia e quindi tutte le devastazioni per cui i padroni invece di investire i loro profitti in miglioramento, innovazione, sviluppo, li hanno messi nella finanziarizzazione, hanno fatto le speculazioni e poi alla fine insomma sono crollati e buonanotte. Dopodiché, non voglio dire, ma la legge Treu aveva cominciato a introdurre, se non sbaglio, degli elementi di precarizzazione del mercato del lavoro, perché questo era quello che è successo. E cosa ha fatto il governo Monti? Ha chiuso il cerchio, perché mentre prima c'era un processo che liberalizzava, precarizzava, perché questo è quello che è successo in ingresso, adesso precarizza in uscita, perché con l'articolo 18 il cerchio si è chiuso. E quindi è assolutamente evidente, come dire, il segno del governo Monti. Tra l'altro, per fortuna c'è sempre meno gente che sostiene che questo governo è un governo tecnico, perché questo governo è esattamente un governo liberista davvero, che ha compiuto quello che appunto magari i partiti qualche difficoltà in più ce l'avevano a portare avanti questa questione. Se penso all'articolo 18, Berlusconi non ce l'ha fatta, no? Poi è vero, non ce l'ha fatta perché c'è stata una grande manifestazione del 23 di marzo che ha messo avanti quali erano le questioni. Allora, detto questo, io credo che appunto la situazione è una situazione che ha delle caratteristiche di grande complicazione, e c'è un dato che è un dato sul quale io capisco, io sono sindacalista, quindi a me questa cosa mi viene proprio da dire, che penso sia l'elemento che sta devastando anche le condizioni sociali delle persone, è che con questo governo si è negato il ruolo negoziale delle parti sociali, e questa è una questione gravissima. Perché dico questo? Dico questo perché sul mercato del lavoro che cosa è fatto, al di là delle dichiarazioni che poi ha fatto l'altro giorno Monti dicendo che lui dice, ma ha fatto così, nel senso che lui ha aperto una trattativa, ha fatto una consultazione, ha sentito che cosa si diceva e poi ha deciso. E trattare il sindacato e le parti sociali come se fossero una lobby dei taxisti o degli i taxisti sono la meno, cioè voglio dire, lasciamo perdere, però voglio dire, come che ne so, quelli che sono
quelli che hanno tutte queste bellissime cose, dai dentisti a tutte queste robe qua, ai farmacisti eccetera eccetera, è devastante e si sposa col fatto di negare, come ha negato la Fornero, che il lavoro sia un diritto, perché questo è l'aspetto. Allora, di fronte ad una situazione di questo tipo e di fronte a quello che sta succedendo, la spending, cioè tutte le cose europee eccetera eccetera eccetera, io anche non sono un economista e quindi capisco, però una cosa capisco, che questa Europa è stata crollata e portata dentro una crisi generale, e mi dispiace dirlo, ma gli Stati Uniti, che hanno originato questa crisi, non hanno condotto Obama la stessa cosa che è stata qua, perché al momento in cui, poi per carità c'è Marchionne di mezzo che io non sopporto, però al momento in cui Obama ha deciso che investiva sull'auto, perché investiva sull'industria, va bene, poi è successo tutto quello che è successo e va bene, ma invece in Europa si continua a avvitarsi dentro alle ragioni che questa crisi l'hanno prodotta, perché non si esce fuori da questa vicenda. Allora bisognerebbe, lo diciamo certo, però io credo che più bisogna proprio che lo socializziamo, c'è bisogno di un nuovo modello di sviluppo, uno perché i beni di questo di questa terra non sono infiniti, perché si possono produrre delle cose, ma pensate, in Italia la Fiat ha chiuso Irisbus. Irisbus è quella fabbrica che produce i pullman del servizio, i pullman dei mezzi di trasporto delle città, che come sapete tutti fanno schifo ormai, sono obsoleti, c'è bisogno di avere un sacco di cose. Dopodiché cosa succede? La Fiat li chiude, ha chiuso, e non è che non li produce da un'altra parte, ma è possibile che in un paese dell'Occidente come l'Italia non si ragioni in termini di politica industriale e si dica ma cavolo, io di queste cose ne ho bisogno, tu resti qua e le produci qua? Perché poi guardate che non è che la Francia e la Germania non facciano queste cose, perché la Merkel, al di là di vessare tutti quelli che non sono con lei, però la Merkel dal punto di vista della politica industriale sta facendo delle cose esattamente come le fa la Francia, perché in Francia ad esempio un'azienda che decide di delocalizzare e quindi di chiudere ha l'obbligo di ricollocare e trovare il modo in cui vengono ricollocate tutte le persone che se un'azienda ha avuto dei finanziamenti pubblici non può fare quel che gli pare. Allora, queste questioni sono questioni che io credo debbano essere, come dire, elementi fondamentali. Dopodiché, voi lo sapete tutti bene, perché poi della FIOM, dei metalmeccanici, se ne sta parlando, è evidente che noi abbiamo il problema della Fiat che fa quello che fa e che nega la rappresentanza della FIOM all'interno delle fabbriche, perché questo è quello che c'è. Oltre a vessare i lavoratori, perché questa è l'altra questione. Poi magari nel ritorno, nella seconda gira, vi racconto una cosa che riguarda le donne in Fiat che non è assolutamente male. Dopodiché abbiamo la Federmeccanica che dice ma io, se volete discutere di contratto, io ci discuto sapendo che ci sono delle cose che voglio. La prima cosa che voglio è quella di aumentare l'orario di lavoro, di avere la libertà di decidere io gli orari come sono, quindi via l'aspetto negoziale dell'RSU, in fabbrica non devono più contrattare un cavolo di niente, togliamo i 3 giorni di malattia perché così combattiamo l'assenteismo, dopodiché anche il salario contrattuale, cioè quello sui minimi salariali, non è detto che tutti i lavoratori metalmeccanici lo possano percepire, perché se io lavoro in un'azienda che ha dei problemi di crisi o dei problemi di competitività, può anche succedere che il tuo salario io non te lo do. Questo è il quadro, questo è il quadro che noi ci troviamo di fronte. Cosa facciamo? Allora, facciamo, intanto abbiamo fatto un sacco di cause nei confronti della Fiat e adesso devo dire che alcune le abbiamo perse, ma quelle che abbiamo vinto sono più di quelle che abbiamo perso, rispetto al fatto che la rappresentanza deve essere riconosciuta. Su Pomigliano abbiamo fatto una causa e l'abbiamo vinta, per cui il giudice ha detto che la Fiat non può,
perché in Pomigliano, nella nuova fabbrica, sono stati assunti tutti tranne gli iscritti della FIOM. Allora qui non è una battaglia che noi facciamo per dire i nostri iscritti devono essere iscritti, ma è una battaglia per tutti, perché è evidente che se passa un meccanismo per il quale a te non ti assumo perché non mi piaci, perché ti voglio discriminare, e quindi anche questo è un aspetto importante. Ovviamente poi facciamo il sindacato e quindi in molte situazioni noi riusciamo a contrattare, ad esempio, che tutte queste questioni vengano, però è chiaro che non è generalizzato, è chiaro che ci troviamo di fronte al fatto che c'è l'articolo 8, ci troviamo di fronte al fatto che i padroni, come dire, vogliono fare quello che gli pare, e quindi lotte i metalmeccanici ne fanno, e ne fanno costantemente. Detto questo, io penso che ad esempio una delle cose che deve diventare, come dire, anche un elemento aggregante anche per i precari, perché al di là di quello che noi abbiamo pensato di introdurre nella nostra piattaforma per rispondere al problema del precariato, che adesso vi ometto, ma che è come dire che far costare di più il lavoro precario vuol dire che tu punti alla stabilizzazione, per dirne una, però ad esempio noi stiamo già ragionando, l'avete sentito molte volte, anche sulla necessità, per consentire ai giovani di studiare, per impedire che i giovani non possano studiare perché i soldi non ci sono per poterlo fare, ragioniamo sul reddito di cittadinanza, ad esempio queste. E quindi no, l'esatto opposto di quello che è stato la controriforma del mercato del lavoro, che toglie pure gli ammortizzatori sociali a chi ce li ha. E ovviamente ci sono delle cose che per quanto ci riguarda io penso che vadano abrogate: l'articolo 8, la controriforma sul mercato del lavoro e la riforma delle pensioni. Quelle questioni lì, oltre a esserci l'articolo del pareggio di bilancio in Costituzione, che per cortesia è esattamente un dramma da questo punto. Ecco, allora noi non escludiamo e ci staremo, poi certo che i tempi sono complicati perché le leggi dicono, però io credo che una delle strade da percorrere è quella di puntare ad abrogare queste leggi. E allora tutto è buono, voglio dire, da leggi di iniziativa popolare a costruzioni di referendum, questo è. Dopodiché io credo che a settembre, perché adesso ormai siamo a luglio, a settembre però si tratterà di provare a mettere insieme tutte le forze, e penso che, come dire, siccome si è detto la CGIL, io penso che la CGIL debba puntare a fare un'iniziativa di lotta generale nella quale chiami tutte le persone che intorno a questo ci possono stare, perché questo percorso credo che sia un percorso ineluttabile. Poi magari mi si può obiettare: in Grecia hanno fatto un quintale di scioperi generali, in Spagna stanno facendo un quintale di scioperi generali, eppure li massacrano. Beh, però che cos'è successo? È successo che tu hai la percezione che c'è un soggetto che magari non sta vincendo in quel momento, ma che dà l'idea della resistenza e del conflitto sociale per migliorare e garantire i diritti. Ma sicuramente alcune cose sono state dette rispetto al fatto che questa controriforma non è che viene ciel sereno, no? Cioè è l'ultimo pezzo di un qualcosa che va avanti da anni e che aveva visto proprio da giugno dell'anno scorso, no? Cioè è stato il 28 giugno, c'è stato il gran bel accordo CGIL, CISL, UIL, Confindustria e via dicendo, che si sono mangiati i contratti nazionali. Poi è arrivato Berlusconi con l'articolo 8, poi è arrivato Monti e ha fatto la sua prima grande manovra, poi è arrivata la questione delle pensioni, poi è arrivata la questione del lavoro con gli esodati, sì, no, tanti, pochi e via dicendo, adesso arriva Spending Review, che poi non è altro che la seconda grande manovra sulla finanza e anche la seconda grande manovra sul lavoro, perché prima hai colpito il privato e adesso il pubblico. Poi arriverà il fiscal compact, che si dice sempre questa bella parola, fiscal compact significa 45-50 miliardi all'anno. Al di là delle manovre normali, sono 45-50 miliardi all'anno per i prossimi 20 anni, che significa sviluppo, crescita, scusate il termine, tutte cazzate, no? Ok,
perché, cioè, se tu devi pagare solamente 45-50 miliardi per pagare la riduzione del debito, significa che non, oltre poi devi pagare interessi, e quindi sa, non c'è trippa per nessuno, insomma. Questo è il succo della faccenda, quindi c'è la decisione che l'Italia diventa una grande Grecia, né più né meno, insomma, quello che piano piano stanno facendo diventare la Spagna, cioè un mercato che compra e paga gli interessi, perché nella divisione, diciamo, globale della questione, c'è sta chi prende, chi se compra, per capirci, i botti, no, dei vari stati, e ci guadagna gli interessi, e chi paga gli interessi. Noi Italia siamo uno di quei paesi che è stato deciso che noi pagheremo per i prossimi 30 anni gli interessi. Questo è il succo, perché poi quando si parla di mercati, come diceva prima Emanuela, no? Cioè, chi sono i mercati? I mercati è gente, i mercati sono le banche, i mercati sono quelli che hanno i soldi, sono quelli che hanno anche le grandi aziende, perché guardate che dividere sempre la finanza con l'economia è giusto per certi versi dal punto di vista tecnico, ma non lo è dal punto di vista pratico, perché poi chi ha le grandi aziende, chi ha i grandi capitali, investe nella finanza, e dalla finanza trae però i profitti che magari con l'industria non riesce a fargli lievitare, no? Fino a un certo livello. Detto questo, però, qualcuno l'ha già detto, lo ripeto perché è l'elemento dal quale partire. In Italia, rispetto a tutto quello che è successo un anno fa, se fosse successo, io mica dico tanto, 10 anni fa, sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Punica forse da noi, no? Ma da noi non è successo nulla dal punto di vista politico e dal punto di vista sindacale, non è successo nulla, cioè mentre, lo diceva prima Laura, mentre in Grecia, in Spagna, in tanti altri paesi, magari in maniera meno eclatante, c'è stata un'opposizione, in alcuni casi è stata un'opposizione istituzionale dentro i parlamenti, in altri, nella maggior parte, c'è stata opposizione nelle piazze, ci sono stati gli scioperi, ci sono stati anche gli scontri col potere, perché di quello si tratta, no? Da noi no. Ma diciamo, ora che succede? Cioè, da noi la lotta di classe, quella che non si può più nominare da anni, la stanno facendo solo contro di noi. Noi siamo disarmati là come i pugili suonati, no? Che diciamo, oh, non si può fare più niente, oh, Monti c'ha ragione, lo dicono tutti ormai, no? Quindi uno sta là e prende i cazzotti in bocca. Questo è quello che sta accadendo in Italia. Nessuno alza le mani in termini politici e sindacali, insomma. Allora io credo che da questo poi bisogna partire, no? Perché se uno dice, ma che dobbiamo fare? È difficile, è difficilissimo. Il pessimismo storico ci serve a analizzare le cose, ma poi se non c'è sta un minimo di idea, un minimo di entusiasmo, è difficile, no? Da creare una reazione che in qualche modo si contrapponga. Io credo che si debba ragionare, l'oggetto oggi è il sindacato, il conflitto, no? Ma sicuramente c'è dall'altra parte il discorso che è più politico, cioè noi siamo in un paese nel quale il 90% del Parlamento è con Monti, quindi questo è un dato di fatto, no? E però anche qua è un dato di fatto che c'è paura anche nella sinistra, quella che sta fuori dal Parlamento, a dire cose che siano del tutto diverse da quelle che si dicono in Parlamento. Mi spiego. Una cosa è dire discorso che facevamo prima, una cosa è dire, ma scusate, ma se io domani esco dall'euro, succede un casino? Sicuramente sì, succede un casino, ma adesso che sta succedendo? Il problema della Grecia, guarda, io sono di questa cosa ne sono esattamente, proprio estremamente convinto. Il problema della Grecia, hanno fatto di tutto per non farlo uscire dall'euro, e probabilmente non uscirà dall'euro, perché la Grecia, se usciva dall'euro, dimostrava a tutto il mondo che sì, sicuramente succedeva un casino, ma già stanno col 30% di stipendi in meno, col 20% di disoccupazione, 20% di inflazione e anche quel 50% dei giovani senza lavoro, no? Quindi non è che stanno molto bene adesso, però sì, si sarebbe dimostrato che uscire dall'euro era possibile e non succedeva un terremoto.
quello che per altri versi, anche se era un mondo diverso, un periodo diverso, è successo in alcuni paesi del Sud America. L'altro giorno stavo a Milano in un convegno organizzato da noi come USB e c'erano degli economisti, c'era un economista greco che lavora a Londra, quindi non è un comunista proprio, no, di quelli. C'era uno spagnolo che lavora nel sindacato spagnolo, c'era un boliviano che ha vissuto tutta l'esperienza di Alba, no? E c'era un nostro italiano. Beh, cioè, qui tutti dicevano, ma guardate che sì, è difficile, guardate che sicuramente ci sono delle difficoltà insite, non economiche, perché noi siamo abituati a ragionare in un certo modo, però uscire da certi schemi, cominciare a dire che, si parlava prima di Fiat, a Fiat ce la siamo pagata 10 volte in questo paese, a cassa integrazione, a sovvenzioni e via dicendo, le banche erano tutte, cioè il sistema bancario italiano era pubblico fino a qualche tempo fa. Oggi quando uno dice ma si possono nazionalizzare le banche, almeno sappiamo dove vanno a finire i soldi, almeno sappiamo che cosa si deve finanziare e che cosa non si deve finanziare. Oggi dice che vuoi nazionalizzare le banche, sei bolscevico, ma le banche italiane erano pubbliche fino a 15 anni fa, erano pubbliche, quindi non è che uno sta di qualcosa di molto rivoluzionario. Allora c'è politicamente da ricominciare a dire certe cose e a praticarle poi, perché poi è chiaro, forse butto un po' un sasso nello stagno per qualcuno, però è chiaro che se io dico certe cose come sinistra, poi non posso andare al governo col PD, cioè, perché sennò diventa un controsenso, perché se io vado al governo con uno che ha difeso a spada tratta e difende a spada tratta Monti e quello che sta facendo Monti, è difficile che riesco a fare qualche cosa di diverso dal punto di vista sindacale. E prima Manuela l'ha detto, cioè ci manca la sinistra politica, ci manca il sindacato, ci manca il sindacato, la CGIL non c'è. Però guardate, su sta cosa non è che non c'è oggi, io so di parte, quindi prendetela come, io faccio sindacato di base da 25 anni, quindi non è che mi nascondo dietro un dito, però il sindacato non c'è almeno dal 77 in poi. Cioè quando si è cominciato a dire che si scambiava reddito con la concertazione, perché guardate la Camusso che oggi si appunto, no, ma la politica dell'euro è del 77-78, no? È la politica dei redditi, no? Cioè si è scambiato, che è la cosa che poi ha portato alla fine della scala mobile e via dicendo negli anni successivi. Però voglio dire, oggi ci si stupisce che non c'è la concertazione. La concertazione, scusate, ma qui butto un'altra cosa, voi direte che sono matto, ma la concertazione, quello che ha detto Monti, se leviamo il soggetto, cioè chi è che ci ha rimesso con la concertazione, lui dice che ci ha rimesso lo Stato, i giovani, ma un pezzo di verità ci sta. La concertazione è quella che ha distrutto il sindacato, che ha distrutto la contrattazione, questa è la concertazione. Questo, e il risultato è stato che dalla concertazione si è passata alla collaborazione dei CISL e UIL, che lo dicevano e lo dicono chiaramente, e alla difesa strenua oggi della Camusso, che di fronte al fatto che ci stanno massacrando, che stanno massacrando il lavoro, che hanno massacrato il sindacato, che hanno massacrato pure la Fiombe, no? E qual è il problema? Massacrato politicamente, insomma, no, vabbè. Credo che oggi invece di dire difendiamo la concertazione, bisognerebbe dire, come politicamente bisogna dire cose forti, anche a livello sindacale bisognerebbe dire ricominciamo a fare conflitto. Ma conflitto non è che vuol dire andiamo a trattare col padrone in maniera più cattiva. Oggi la trattativa, la contrattazione, sia nel pubblico impiego che nel privato, al di là di piccole aziende, delle piccole e medie aziende, più piccole che medie, la contrattazione non esiste più, non esiste. E questo è il problema grosso del sindacato, che la cosa maggiore che tu riesci a fare a livello sindacale è di salvare il lavoratore che sta in cassa integrazione, quello che, cioè questo si tratta oggi.
si tratta su queste cose, cioè quelle che sono previste dalla legge. Allora io dico che forse la finisco. Credo che la invece di rivendicare la concertazione come fa Camusso, io credo che bisognerebbe rivendicare al sindacato il ruolo del sindacato, che è quello di stare dalla parte dei lavoratori, che è quello di fare conflitto. Se fare conflitto vuol dire, scusate, oggi la FIOM, senza polemiche, oggi la FIOM si accorge che è difficile far sindacato senza diritti sindacali perché c'è sta l'azienda che è cattiva, beh guardate che il sindacato di base, sono 25 anni che fa sindacato senza diritti sindacali, allora che ci voglia una legge sulla rappresentanza, ci vuole una legge sulla rappresentanza, perché in questi anni non si è fatta una legge sulla rappresentanza che permette al sindacato di poter operare senza costrizioni, senza ricatti? Non si è mai fatta perché CGL e CISL e UIL non hanno nulla da fare, e queste sono le cose che creano o non creano conflitto, perché fino a oggi andava tutto bene, oggi andava bene perché fino all'altro anno, siccome non c'era incappata, purtroppo dico io, perché poi quando sono andati i lavoratori sono lavoratori, non è una questione dialettica, siccome c'è incappata la FIOM con 300.000 iscritti e con la rappresentanza che c'ha all'interno di una categoria fondamentale in Italia, allora si è creato il problema della rappresentanza, e prima c'era uguale, e questo non è mai stato affrontato. Allora io credo che bisogna, sì, ma la cosa è chiedere, una cosa è faccio i scioperi, è diverso. Fino a tanti anni fa, fino a qualche cari compagni, io mi ricordo i progetti di legge, forse loro se lo ricordano bene, i progetti di legge in Parlamento che sono rimasti là per decenni perché il PD e la CGL non l'ha. C'era Berlusconi. No, guardate, Gasperoni, forse qualcuno se lo ricorda. Cioè c'è stata una volontà, perché è chiaro che c'era questo tipo di contraddizione interna. Oggi non c'è sta più, io non dico per fortuna, però oggi c'è una situazione diversa. E allora ricostruire il sindacato, io vi dico che dal mio punto di vista, ricostruire il sindacato, e qui finisco, a partire dalla CGL, non è possibile. Abbiamo altri 20 minuti di discussione, volevo fare, proprio perché siamo entrati sul punto di vista sindacale, una domanda da questo punto di vista. In un'intervista Rinaldini dice, di fronte a questa situazione, Gianni Rinaldini, il sindacato è in evidente condizione di difficoltà e di crisi, quindi c'è un punto oggettivo. Io penso che se sta in difficoltà la CGL, non penso che voi state meglio, insomma, abbiamo un problema complessivo di tutti. Il problema non è tanto di cambiare i soggetti di riferimento, non c'è dubbio, ma il sindacato non è stato in grado di proporsi come elemento di unificazione dei diversi soggetti, e quindi questo mi sembra un punto obiettivo importante, cioè entriamo dentro una logica di discussione più attenta, a partire dalla difesa e dall'estensione delle tutele. L'altro punto che dice Rinaldini, e vi propongo la discussione e per questo ultimo giro, dice bisogna aprire una discussione vera, questa crisi mette in discussione gli aspetti fondativi anche del sindacato, su come tracciare un'idea del sindacato del futuro, che non è semplicemente la riproposizione di cose del passato, ma come far vivere gli stessi valori, cioè solidarietà, giustizia sociale, autonomia contrattuale, in una fase totalmente diversa, penso al problema della rappresentanza dei precari, ai contratti che oggi riguardano solo una parte dei lavoratori, e a come il sindacato si deve riorganizzare. Ecco, questo mi sembra un punto, Gianni Rinaldini, che conosciamo tutti, pone in questa intervista importante, insomma anche molto significativa, e concludiamo diciamo questo dibattito, comunque importante, io lo voglio mettere su questo, comunque importante, perché io voglio recuperare la cosa che di Emanuela, io penso che oggi sarebbe opportuno, stante le differenziazioni che noi abbiamo anche maturate, anche cristallizzate in questi anni, e anche che sono diventate contrapposizioni più che dibattito, recuperare oggi in questa discussione una capacità, non dico unitaria, ma almeno di dialogo. Quindi io vi pongo questa questione, a partire da questa questione cosa si può fare per questo ultimo giro, poi noi dobbiamo lasciare lo spazio al concerto. Mi fate dire una cosa con grande sincerità anche alle compagne che si sono inalberate, eccetera. Io avevo 12 anni e ero iscritta al PCI.
poi ne avevo credo 18 e stavo dentro la CGIL. Cioè io sono vissuta, ho passato la mia gioventù e anche quando ero già grandina, insomma, nel PC e nella CGIL, che sono sempre stati i grandi riferimenti della mia vita, proprio i grandi, quindi il senso dell'essere orfana. Vabbè. Però io su una cosa Tomaselli ha ragione. Io ve lo dico proprio, noi abbiamo fatto, noi comunisti, quindi non sindacato, non comunisti, abbiamo fatto un grande errore quando abbiamo permesso che attraverso una non definizione della rappresentanza fosse emarginata un'organizzazione dei lavoratori, una organizzazione dei lavoratori, di base, non di base, di quello che vi pare. Il sindacalismo di base ha subito una discriminazione, l'ha subita, e noi un bel po' di responsabilità addosso ce le portiamo. Però adesso, quando prima dicevo da dove lo riacchiappiamo il filo secondo me lo si può riacchiappare dal fatto che, ma insomma, c'è differenza secondo voi fra i soprassalti di indignazione che c'ha Tomaselli, quelli che c'ha Laura? Laura, voi forse non lo sapete, ma è stata capa della Quinta Lega di Mirafiori, quella che oggi non c'è più. È stata capa di un pezzo di storia fondamentale del movimento operaio italiano. Tu non ne parli quasi più, Laura, ormai, dopo tanti anni. Quindi qui c'è gente che ha speso pezzi enormi della sua vita a livello di base, a livello per aiutare la causa dei lavoratori, perché ha sempre avvertito nella emarginazione dei lavoratori il momento fondamentale dell'ingiustizia di classe che c'è in Italia. Io penso che fra noi, fra i compagni del sindacalismo di base, eccetera, queste cose bisogna che le spazziamo via, Questi errori del passato, nostri, a volte vostri, perché tutti quanti, quelli che fanno sbagliano, quelli che non fanno un cazzo, scusate la volgarità, quelli non sbagliano mai, perché tanto siccome non si espongono, figuriamoci, quelli hanno sempre ragione. Allora abbiamo la necessità noi di ripartire proprio dalla consapevolezza di che razza di partita ci si sta giocando. I padroni stanno vincendo la lotta di classe alla grande, si stanno riprendendo tutto, stanno esagerando secondo me su un punto, che non è tanto quello dei salari, che pure è fondamentale per le famiglie operaie, figuriamoci, ma anche per quelle impiegatizie, perché ormai la caduta riguarda operai, lavoratori, pubblico impiego, ceto medio, Ormai tutti quanti sono investiti da questa robaccia qui che spira in Italia. E qui noi dobbiamo ricreare un nuovo modo di sentirci rappresentanti dei lavoratori, che superi anche alcuni steccati del passato in cui ognuno di noi ci ha messo qualche torto di suo, insomma, per capirci. Questo io penso proprio che sia una possibilità che ci darebbe una grande forza. Poi un'altra cosa volevo dire, anche perché io conosco abbastanza bene Gianni Rinaldini, so cosa lui pensa e anche quello che avanzava in quell'intervista. Io avverto come, lui lo diceva se ne fa, non so se qualcuno di voi c'era al dibattito che è stato fatto fra Rinaldini e Diliberto, però Gianni lo diceva, io lo voglio riprendere, c'è stato un punto che ha segnato proprio una discriminante politica e sociale pesantissima, e questi sono stati i primi anni 90, ne parlava anche Laura mi pare, e in modo particolare l'accordo del 93, anche questo fatto con un accordo di tecnici, certo non tecnici alla Monti, perché poi ci stanno tecnici e tecnici, da diciamo un galantuomo liberale come Ciampi, ma insomma mica de sinistra per capisse. E nel 93 è successa una cosa gravissima, la cosa grave è stata quella che si sono utilizzati i salari degli operai per dare un freno all'inflazione. Vi ricordate l'inflazione programmata, l'inflazione reale, vi ricordate per cui l'inflazione era di 10, però gli aumenti erano i 2,5 perché così si diminuiva il debito, perché così si ridava voce al suo sviluppo. Quindi
Quindi adesso, con la situazione gravissima in cui ci troviamo, con i salari dei lavoratori erosi, con il pubblico impiego che sta per avere un attacco micidiale, guardate, micidiale quello che sta per succedere al pubblico impiego, se riescono a portare a termine la quest'altra finanziaria che stanno facendo. Io credo che a settembre bisogna far ripartire il conflitto. Io non ho mai amato la concertazione. La concertazione nacque proprio nel 93, con la famosa politica dei redditi. Quelle invece che sono sacrosante e vanno riavviate sono le contrattazioni, la contrattazione sindacale. La concertazione è un'altra cosa, ne abbiamo anche parlato tanto male per tanti anni, compagni, fra noi. E io ricordo che la cosa fu talmente drammatica per la CGIL e determinò una tale spaccatura fra noi, compagni e compagne, che Trentin dovette dare le dimissioni. Trentin dette le dimissioni, che poi rientrarono, ma faticosamente, perché la rottura era stata proprio rispetto a una storia che era vissuta di conflitti, era stata veramente troppo grave. Io prima dicevo tutto il mio pessimismo rispetto alla situazione attuale, però io credo anche che questa passivizzazione che in qualche modo attraversa oggi la popolazione, ma ripeto, la attraversa, perché quando si sta male si ha paura, quando si sta male si ha paura, e bisogna capirlo, noi dobbiamo capire questo, guai se diamo dei giudizi, come dire, da gente che si sente superiore, bisogna capire che la gente ha paura, però sono convinta che questa cosa non si regge, che stanno esagerando, però allora per quel momento dobbiamo essere uniti, Non è che possiamo fare quelli che, come dire, dobbiamo essere uniti perlomeno in una visione di sinistra conflittuale del sindacato, in un sindacato della rappresentanza dei lavoratori che parla dei lavoratori e non soltanto, come dire, su una delega astratta o che si prende per suo conto. No, io ho voluto dire questa cosa per onestà nei confronti dell'USB. Perché qualche torto gli è stato fatto e perché voglio superarle queste cose qui, però l'ho voluto dire anche perché non bisogna, in questo la compagna ha ragione, non bisogna dare mai dei giudizi che fanno di tutto un'erba un fascio. Ogni momento della vita del sindacato, voi pensate alla fine del PC, a quello che è successo quando è finito il PC, che si può dare la colpa a tutti, insomma ci sono state delle cose drammatiche, traumatiche, dolori che ancora restano dentro l'animo, dentro il cuore delle persone, e io sono convinta che a settembre noi possiamo riprenderla quel filo di cui parlavo all'inizio, però per quel momento lì bisogna che stiamo preparati, che siamo pronti e che soprattutto impariamo una cosa che abbiamo disimparato nel corso degli anni, che uniti si vince, quando ci si divide si perde, ecco. Prima di passare un attimo la parola a Spezia, anch'io volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva Emanuela, anche per ricordare ai compagni, in 13ª legislatura io facevo il senatore in Parlamento e firmai con Carlo Smuraglia la legge di rappresentanza sindacale. Il mio nome è Mele, quindi insomma si può trovare sul codice di rappresentanza sindacale, che purtroppo si arenò, era il governo di centrosinistra, noi lo facemmo con molto favore, Carlo Smuraglia, poi un grande giuslavorista milanese, ci lavorammo tantissimo, e però si arenò negli ultimi tempi per le difficoltà interne del centrosinistra. In questo senso, se l'avessimo approvata, avremmo una democrazia più compiuta, per dire che il lavoro c'è stato, perché io sono uno di, lo dico, ecco, testimone di un lavoro che è stato forte con Pelella, Smuraglia, i senatori che lavoravano con me su questo sarebbe stato un tassello in più per la democrazia italiana e in primo luogo la democrazia del lavoro, e avrebbe aiutato sia loro, poi probabilmente la FIOM dopo. Purtroppo noi, chiedo agli ultimi due, abbiamo 12 minuti, quindi 6 e 6. Va bene, allora io volevo semplicemente ragionare su una questione, che è quella che riguarda la democrazia e la rappresentanza. Allora, non è che adesso la FIOM affronta il tema della democrazia e della rappresentanza
perché è successo che la Fiat ci ha messi fuori, eh? Il tema della democrazia e della rappresentanza è il DNA della FIOM, e lo è non adesso, lo è da mo', tant'è che noi abbiamo sempre sostenuto delle cose precise, sostenuto e praticato, che si devono votare le piattaforme e gli accordi, anche quando i sindacati non sono d'accordo, anche perché questo è l'unico modo per impedire che si facciano gli accordi separati, perché altrimenti il padrone sceglie con chi fare gli accordi. Dico questo dicendo che al di là, oltre alle parole, c'è la pratica, perché quando ci furono i contratti separati tra i metalmeccanici del 2001 e del 2003, poi nel 2008 si fece il contratto unitario dei metalmeccanici. Ma che cos'è che consentì di poterlo fare? Il fatto che c'era stato un accordo con le altre organizzazioni sindacali che diceva che gli accordi andavano votati da tutti i lavoratori anche quando un'organizzazione sindacale non era d'accordo. Questo elemento è stato l'elemento che ha costretto a fare un accordo unitario, perché in ogni caso ci sarebbe stato il voto dirimente dei lavoratori. Quello che sta succedendo è che al momento in cui gli accordi endosindacali non ci sono più, è ovvio che questa cosa non funziona, perché lo vediamo, l'abbiamo visto con la Fiat, che fanno pure i referendum, come dire, ricatti e tutte queste robe qui. Ed è per questo che la legge è fondamentale. È fondamentale per questo, e la legge non può essere solo una legge che regola la rappresentanza, che peraltro è assolutamente fondamentale, perché alla fine se i sindacati che contano niente decidono per tutti è un bel problema, ma ci deve essere, come si dice, la democrazia dei lavoratori, perché qui non è lavorare pro o contro i lavoratori. Siccome io sono ho fatto la sindacalista, faccio la sindacalista, ma io prima di tutto ero una dipendente della Fiat, eh. Io ho lavorato in Fiat, lavoratrice lo sono stata, quindi non è che, come dire, uno lo fa per, lo fa perché nel tuo DNA, perché tu pensi che le persone come te devono essere tutelate. Allora io penso che al momento attuale, al di là della questione della democrazia che è l'aspetto fondamentale, io penso che sia assolutamente necessario, e questo lo penso per la FIOM che si sta cimentando a farlo, che lo fa da mo', ma insomma, voglio dire, in generale lo penso anche per la CGIL, che sia necessario fare una discussione strategica, perché nel momento in cui noi siamo non possiamo far lasciare le cose ed eventualmente operare degli aggiustamenti. No, va fatta una discussione strategica, perché quello che abbiamo di fronte non è neanche più quello che è successo negli anni 50, è un'altra cosa. Quindi in questo senso io credo che sia necessario ridiscutere. Poi, siccome qui più o meno tutti sappiamo come sono le cose, io penso ad esempio che ovviamente una delle cose che la CGIL ha sempre fatto e che continua a fare sono stati i congressi. Quello che si è deciso, si è detto e fatto nel congresso precedente è vecchio, bisogna cominciare a discutere, ridiscutere strategicamente che cosa proponiamo. Questo lo vale per la mozione di maggioranza, la mozione della CGIL che voglia, dobbiamo ridiscutere che cosa dobbiamo fare, perché quello che sta succedendo non è che io sto sostenendo che voglio la concertazione, perché poi nel 93 è evidente che poi nei fatti non c'è stata la concertazione, perché se di concertazione si trattava di parlare, allora doveva esserci da una parte una questione come c'è stata, che è stata quella dei salari, ma dall'altra dovevano esserci una politica dei redditi, dopodiché la politica dei redditi non c'è stata, e quello che c'è stata è la programmazione scientifica della riduzione del salario, perché questo è quello che è successo. Allora io non voglio la concertazione, io voglio però rivendicare una cosa, che i lavoratori, se non hanno la possibilità di negoziare attraverso i loro rappresentanti le loro condizioni, le loro tutele, i loro miglioramenti, è assolutamente evidente che il lavoro
viene cancellato. In questo modo io penso che i partiti hanno, tutti i partiti devono confrontarsi su una cosa, che è il valore del lavoro, lo vogliono o no mettere al centro di questo paese. Questa è la questione. Senza questa questione succederà e continuerà a succedere tutto quello che succede, perché mettere al centro il lavoro vuol dire anche scegliere delle politiche industriali, delle politiche economiche, un modello di sviluppo differente, e la dignità delle persone che lavorano, e non solo che lavorano, che cercano il lavoro, superare il precariato, deve essere il nodo sui quali io mi aspetto che i partiti di sinistra si confrontino, e che non ci siano compatibilità che continuano a dire e a far sì che il lavoro sia ucciso e soffocato. Non voglio finire in polemica, perché sennò... Fornero ha detto che il lavoro non è diritto, perché evidentemente non sa leggere la Costituzione, però con qualcuno che gli prendeva la testa e la sbatteva sul libro sacro della Costituzione non c'è stato neanche quello. Quindi poi le colpe sono di chi compie i reati, ma anche di chi in qualche modo fa finta di nulla, no? Quindi io credo che la concertazione sia stata qualcosa che ha distrutto il lavoro, e non è, secondo me non è che non c'è stata, perché poi la concertazione è quella che ha prodotto tutta una serie di strumenti che in qualche modo poi hanno trasformato il lavoro e il sindacato molti sindacati, non sto parlando specificatamente, ma l'hanno trasformato in aziende di servizi, no? Il sud è pieno, se voi vi fate una passeggiata in alcune situazioni del sud, in alcune categorie, è qualcosa di indicibile, cioè non si fa sindacato, è un'altra cosa. Allora, detto questo, ci mancherebbe altro che uno non è per l'unità dei lavoratori. Io nel 79 facevo il metalmeccanico, non ero iscritto a FIOM, ero iscritto all'FLM, perché a quel tempo si poteva essere iscritti all'FLM, non alla FIOM, alla FIM o alla UILM. Quindi sono profondamente, intimamente unitario, però l'unità si fa su obiettivi. Si fa nella chiarezza e si fa su obiettivi. Io non credo che si possa continuare, cioè guardate che questi vanno a 300 all'ora, c'hanno la Ferrari e vanno a 300 all'ora, noi stiamo andando con un 500 di quelli vecchi, perché quelli nuovi corrono, no? Andiamo a 50 all'ora, cioè parliamo di cose che loro già hanno previsto e si stanno opponendo, no? Anche culturalmente a quello che cerchiamo di fare noi. Allora bisogna costruire chiarezza, la chiarezza si fa con le cose basilari, come dicevo prima, a livello diciamo politico bisogna ricominciare a dire certe cose, no? Bisogna ricominciare a dire che la lotta di classe c'è. Bisogna farla, perché sennò ce la fanno contro. C'è da dire che bisogna rinazionalizzare le banche, c'è da dire che forse alcune aziende strategiche bisogna nazionalizzarle, controllarle, e per dire queste cose non c'è bisogno neanche di essere comunisti con 3M, no? Anche a livello sindacale c'è bisogno di chiarezza. Allora se a livello sindacale si cominciasse a dire, ci hanno detto loro, al di là di quello che io penso o lei pensa o Agamusso pensa della concertazione, ce l'hanno detto loro, la concertazione non c'è più, no? Allora se prendiamo questo come un dato di fatto, non vado a rivendicare la concertazione, ma dico che bisogna fare conflitto. Se bisogna fare conflitto significa che bisogna fare certe cose, se bisogna fare certe cose significa che bisogna farle insieme. Allora quando il sindacato più grande d'Italia, la CGIL, forse dovrebbe cominciare a pensare, no? Con tutte le sue articolazioni, le conosco benissimo le articolazioni della CGIL, perché per qualche tempo ci sono stato anche io in quelle articolazioni, no? Però forse se la CGIL cominciasse a dire, ma il mio interlocutore qual è a livello sindacale?
so i lavoratori, so, oppure è CISL e UIL. Allora cominciamo a parlare di cose concrete. CISL e UIL non sono più sindacati, cioè sono altra cosa. Allora, se questo fosse la base dalla quale partire, allora ci sono le condizioni per parlare, cioè le condizioni per fare le cose. Anche, e finisco qui, io a Fiomma 10 volte, 20 volte ho provato a interloquire formalmente, non c'è mai stata voglia. Quindi significa che, ma non è colpa della FIOM, è perché sta in un meccanismo che impone certe cose, impone il dialogo, perché ce l'ha strutturalmente, impone il dialogo con CISL e UIL. Allora questo per esempio è una, ma te lo dico senza polemica, è uno degli elementi, no, discriminanti, come io dico che politicamente probabilmente al governo con alcuni partiti che sostengono Monti non ci si può andare, dall'altra parte a livello sindacale io credo che sindacato unitario con sindacati che si oppongono all'idea stessa di sindacato non si può fare. Grazie. Grazie, dibattito acceso ma serio.